prima di tutto entrate col l'ago dal margine della ferita. Tirate il filo finché non vi rimane una godetta di 4 cm. Tirate bene il primo margine e entrate direttamente nel derma, il più vicino possibile al margine della ferita. Tirate nuovamente il filo ed entrate dal lato opposto, sempre vicino al margine della ferita. Tirate il filo e stendetelo perpendicolarmente, così sapete dove dovete entrare nel prossimo bite. Ripetete l'operazione da una parte e dall'altra con dei passaggi corrispondenti alla lunghezza del lago. Ricordiamoci ogni tanto di tirare i due capi del filo per vedere se si accostano correttamente. Fate in modo che i passaggi siano della stessa lunghezza e della stessa profondità, che più o meno equivale a metà dello spessore del derma. Fate gli ultimi due passaggi corti in prossimità del margine della ferita e uscite dalla cute seguendo la direzione della sutura. Per concludere, tirate i due capi del filo e vedrete magicamente che la sutura si chiude. Per fissare l'entrata termica potete fare due giri attorno al filo e poi annodare la base del filo stesso che esce dal margine della ferita. Quindi le due godette devono avere una lunghezza sufficiente. Facciamo un nodo e ne facciamo altri due, sempre alternando la rotazione in senso orario e antiorario. Facciamo la stessa cosa all'altro capo del filo, sempre facendo tre giri e sempre alternando la direzione di movimento. Ricordiamoci sempre di prendere con il portaghi la cima del loop che si crea, per fare in modo che poi i passaggi successivi restino più facili. E questo è il risultato finale. Per rimuovere l'intratermica è molto facile, basta tagliare i due capi del filo sotto al nodo che si è creato, da una parte e dall'altra, dopodiché prendere una delle due estremità con un portaghi e tirare bene in modo delicato ma deciso per tutta la lunghezza dell'intratermica, fino a sfilare completamente il filo. Non incavigliate, ovvero non passate dietro al bite precedente, ma sempre oltre. Infatti, se incavigliate, il filo si blocca e non potrete più sfilare l'intratermica. Attenti alla profondità. Cercate di passare sempre a metà strada tra la cute e il derma profondo e mantenendo la stessa profondità. Infatti, se andate più superficiale e più profondi, in qualche bite si crea uno scalino. Attenti al filo. Scegliete sempre un filo del calibro adeguato rispetto alla sede e alla tipologia del paziente, meglio se monofilamento. Noi di solito utilizziamo il monocrill o il nylon 3 o 4 zeri. Usate la pinza a denti. Vi permette di divaricare meglio i margini della ferita e è una mossa essenziale per esporre il derma e vedere dove state inserendo l'ago.